È notte, è una notte di primavera. I loro volti sono sdraiati sull'asfalto nero. A 2 centimetri la strada cade e c'è un campo di olivi. 2 scarabei camminano quieti con la poca luce di luna. Non automobili né motorini stanno passando, né passeranno mai più. A centinaia di metri 2 case, 2 case soltanto, intagliate nel verde, nel bosco. E dall'alto si vedono 2 corpi vicino lungo un filo scuro che taglia la campagna. Lo sguardo si alza e sono ancora colline, le luci gialle di una città. E più oltre la ferrovia, e ancora dall'alto altri chiarori, altre città. E poi il mare. Lo senti il rumore del mare quassù, da quante migliaia di metri di cielo, e tutta l'Italia è giù sotto, con Luca e Viola che si abbracciano, e i loro respiri più quieti perché si sono amati, si sono detti l'un l'altro di non avere paura, che questa vita con il suo rombo di cane passerà lontano. Non devono avere paura, non saranno soli, mai più. Non è soltanto strappare un morso di mortalità, è qualcosa di più, che nessuno al mondo può sapere. Solo quello sguardo che adesso è lontano, che vede l'Europa intera e nell'Europa da qualche parte, loro. E va ancora più su. E vede la terra, perduta nel nero di un cielo, che non si sa cos'è e perché è stato fatto, e che senso ha che dentro ci siamo noi. Un cielo di cose forse ignote, di colori forse mai visti, di forme che non sappiamo neanche concepire, che si estende troppo al di là del nostro immaginare, del nostro pensare. Troppi secoli e secoli di pensiero ci vorrebbero per concepire anche solo la milionesima parte di questo spazio infinito. E in mezzo a questo spazio qualcosa, qualcuno, l'unica cosa che Luca conosce, il suo corpo, il suo sentire, il suo toccare il corpo di Viola, lì, su quell'asfalto. L'unica cosa che gli fa pensare di essere connesso a tutto il resto di quel mondo troppo più grande, troppo capace di fare a meno di lui, dello stesso concetto di lui. Invece no, perché Luca e Viola si toccano e l'universo non è più lo stesso, perché Luca e Viola si abbracciano, sfiniti, e nessuno lo sa, a nessuno importa, ma 2 pianeti, 2 esseri, 2 esistenze, 2 diversi sentire sono entrati in contatto. E così si toccano i pianeti e l'universo tutto diventa uno. Siamo tutti parte di una stessa cosa, cosa sia non si sa, ma questo tutto, quando sarà il momento, ci ricongiungeremo. E io lo so adesso che ti tocco, Viola, lo so, e non ho paura.